Ciao Alfredo. Eccomi. Ciao Flavio, buon pomeriggio a voi. Ciao Alfredo, buon pomeriggio, bentornato. Prima di tutto, la prima domanda più importante è come stai? Il mercato è finito, penso che per te è come scalare una montagna e poi quando sei in vetta guardi tutto il lavoro che hai fatto e ti rilassi. No, non mi so, siamo contenti molto, ma non mi sono ripreso. Uno per riprendersi da 3 mesi così dovrebbe andare a Manfredonia. Ecco, vai. Guarda, io purtroppo in queste ore non ci sono, ma vai, sei Nelle ospite tue mio riserve, ovunque vai, non ti non preoccupare. esagerare, ti piace sempre molto. Servirebbe un mini resort, un rifugio, un qualcosa, perché ci vuole un po' di tempo per smaltire, però va bene così. Ti chiedo, Alfredo, innanzitutto partiamo dalla questione Sabiri e poi facciamo un piccolo recap con delle retroscena di tutto quello che abbiamo Sì, vissuto. Che ne pensi Sabiri? nel momento in cui Sabiri non entra nella lista. Come quando Bastic non entra nella lista, nella lista Champions della Lazio, quindi nella lista Conference della Fiorentina, nella lista in generale, significa che è fuori dai giochi. Per cui io non sono sorpreso che lui sia andato, perché altrimenti avrebbe dovuto aspettare fino a gennaio per fare panchina e basta, mentre Bastic ha rifiutato tutto fin qui. E resta fuori dalla lista e farà panchina in campionato e sarà l'ultima scelta al centrocampo. Ho letto delle filosofie varie, la Super League, Turchia, come avevamo detto 20 giorni fa, non c'era nulla in Turchia. Va in Arabia per far scivolare questi mesi, c'è un diritto di riscatto. È chiaro che comunque è normale pensare che non rientrasse nei piani di Italiano. Se non rientri nei piani dell'allenatore che legittimamente vede altre cose, tu hai fatto un'operazione a gennaio per giugno, per luglio, per quest'estate, te la rivisiti in qualche modo mandandola a giocare. C'è un diritto di riscatto, vai in un altro calcio. Io sono sincero, se mi avessi detto 2 anni fa di Sabiri, avrei pensato a una sua collocazione in pianta stabile in Serie A, ha avuto quell'oasi a Genoa con la Samp in cui qualcosa ha dimostrato, però lui caratterialmente non è semplice. L'ha dimostrato ai tempi di Ascoli, è un ragazzo un po' particolare che deve sentire addosso la sua autostima o l'autostima degli altri nei suoi riguardi, che è forse meglio dire così. Nel momento in cui questa stima non c'è perché non viene ritenuto indispensabile per la minima rotazione, lui va e non ci trovo nulla di scandaloso, esattamente come per Cocorin. Credo che il suo ritorno al passato faccia parte del gioco perché erano tutti e due fuori dai criteri, dai sistemi, dalle logiche della Fiorentina 2023-2024. Quello che qualcuno si chiede, e poi cambiamo argomento, è come mai la Poi Fiorentina. ho letto scandaloso, ma scandaloso cosa? Se No, scandalo, quello che. fammi la domanda. Allora, prima l'abbiamo parlato, è un'operazione, cioè Sabiri non sarebbe mai stato il titolare, non era il titolare, era la sesta scelta e è andata via Neanche il primo cambio. Ma va, Neanche il era la secondo sesta cambio, scelta. La neanche il Fiorentina aveva terzo sei cambio. esterni. E lui era il sesto esterno, Sabini. Infatti, questa fibrillazione per Sabini io onestamente non la Assurda. capisco. Era il sesto esterno. No, fa Anche chi parte del parla, modulo. Alfredo, chi parla di sostituire Sabini, che va a sostituire il sesto esterno? Ne giocano due. Ma questa è la fibrillazione del nuovo giornalismo che avanza senza un criterio e senza un perché nel creare sensazionalismo senza un motivo, scandalosa, clamorosa. Che cosa? Cioè, tu hai fatto un mercato in cui hai coperto tutti i ruoli. Italiano legittimamente non vede Sabiri. Sabiri ha qualche mercato aperto in Turchia, in Arabia, da qualche altra parte per trovare una soluzione, la trova. La vedo una cosa normalissima, sono No, sincero, ma quello oltre. Alfredo che qualcuno si domanda è come mai la Fiorentina compra un giocatore a gennaio per giugno e dopo 2 mesi lo manda via. Questo potrebbe essere, ed è un giusto interrogativo che si fanno tutti. Cioè, come mai la Fiorentina prende un giocatore per giugno e a settembre lo vende? Faccio questo esempio, come mai la Juve ha preso Romero e non l'ha fatto mai giocare? E poi l'ha mandata all'Atalanta e dall'Atalanta, insomma, fa parte del gioco, fa parte delle Grazie. scelte, fa parte dei criteri. Stiamo parlando di Romero che poi è costato 55 milioni al Tottenham. Ad alcun tipo di soluzione. Io non vedo nulla di strano
Cioè il mercato è un mercato che è completamente cambiato rispetto a 10 anni fa. Sì, è vero, l'hai acquistata a gennaio, hai colto l'occasione a gennaio, benissimo. Hai deciso di lasciarlo lì fino a giugno, benissimo. Poi entra nel circuito italiano e il circuito di Vincenzi Italiani è un circuito di grandi aspettative, lo vede, lo verifica e ritiene che non sia dentro le rotazioni se non come l'ultima ruota del carro, lo dico con massimo rispetto nei riguardi di Sabiri. Certo, Bassi c'è una situazione diversa, perché ha fatto 2 anni di Lazio e ha dimostrato nulla. E anche lì Sarri non lo vede nei piani. Poi lui legittimamente può decidere di restare a Roma dopo 2 anni perché gli piace il Colosseo, il bucatino alla matriciana e il maialino al forno, ma cambia poco, nel senso che lui resta alla Lazio perché dice di no. Sabiri va via perché gli ha detto di no italiano. E quindi Sabiri, che non è più un ragazzino, non è neanche un trentenne, coglie questa occasione, ma sostituire quando? Cioè, è scandaloso perché avresti dovuto cederlo il 28 agosto per prendere un altro esterno quando sei lì, sei sovraffollato e iperaffollato? Io la vedo come una cosa normale, così come Cocorin, in quel giro lì non ci poteva più stare, anche lui va a giocare. Ripercorrendo il mercato della Fiorentina, poi andremo anche su ruoli per ruoli. Chi secondo te è stato il miglior colpo che la Fiorentina ha fatto in questa sessione? Io alla fine ho dato 7 più al mercato della Fiorentina e chiaramente non mi faccio condizionare da quella partita che è come se non si fosse giocata Sì, no, domenica certo. contro l'Inter, perché altrimenti se ci facciamo condizionare dalle partite dobbiamo cambiare i voti ogni giorno. Quando il professore, e noi non siamo professori, siamo degli attenti osservatori, possibilmente sempre più attenti, da un voto, non è che se uno dà otto in italiano e il giorno dopo vede che ha sbagliato mezza consecutio. O una consecuzio intera, dice no, sai, quell'otto che tu hai dato ieri diventa 7. Io ti ho interrogato ieri e tu hai dato 8, quindi non mi faccio condizionare da quanto è accaduto a Milano, anche perché forse, correggimi se sbaglio, sarà stata la più brutta partita della gestione italiana. Sì, vabbè, è una partita. Io ero a San Siro, Alfredo. La Fiorentina era Questo ha svuotata, fatto la stanca. differenza. Questo ha Questo ha fatto la. fatto la E c'ero differenza. anche l'anno scorso quando abbiamo vinto, devo dire No, la verità. su questo sapevo che mi avresti risposto così e per questo ho detto ha fatto la differenza, perché mi avresti risposto, c'era al gol di Bonaventura, io ho postato 700 storie, perché mi ricordo che al gol di Bonaventura l'anno scorso hai postato più storie te che Bonaventura in tutta la sua vita. No, a parte gli scherzi, il colpo che mi ha impressionato di più in prospettiva, continuo a dire sempre Beltran, perché mi aspetto che lui entri sempre più negli schemi, non mi faccio condizionare da queste prime prestazioni. Ha fatto qualcosa di buono, qualcos'altro si capisce che deve ambientarsi. Ma tu pensa che io vivo a Roma e dopo 2 giornate Camada era stato bocciato e timbrato da qualcuno come un brocco. Poi ha fatto quel gran gol a Napoli con un'ottima prestazione ed è un fenomeno. Noi viviamo di momenti, di situazioni e di giudizi che sono veramente uterini, mi passi il termine, uterini. Quindi se io dovessi dire il colpo, sicuramente direi Beltran all'interno di tante situazioni significative, perché mi piace Infantino, mi piace l'investimento Parisi. Di sicuro immagino che avrà ricevuto 555 messaggi al minuto sul fatto che non sia arrivato un difensore centrale, ma le ciambelle tutte riescono col buco, tranne l'ultima che al forno, dentro il forno non viene bene. Capisco e voler cercare e trovare il peluzzo, la pagliuzza, no? Nell'uovo, ma è evidente che questa cosa verrà eventualmente rinviata a gennaio, perché non c'è stato convinto di prendere un difensore a prezzi straordinariamente alti, oppure non hai voluto prendere un difensore che tu hai ritenuto non adeguato come caratteristiche per quelle che erano le tue qualità. Oggi i difensori centrali, le tue esigenze soprattutto, oggi i difensori centrali viaggiano a 20-22 milioni come se fossero dei fischi e non va bene. Quindi capisco che possa restare questo minimo punto di domanda sul fatto che non sia arrivato un difensore, ma ci metterei il punto, credo che sia stata una bella rivoluzione, un'invenzione in tutte le parti, soprattutto mi sembra di capire un reparto più forte in prospettiva, mandando a raccogliere molto presto, mi riferisco all'attacco, quindi per me il giudizio è positivo. Lo stesso Infantino, aspetto, deve
uno che non hai avuto. Mi rendo conto che ti facciano tante domande, ma io ti vorrei giudicare a metà e non a fine agosto, perché secondo me è abbastanza inutile. No, indubbiamente, Alfredo, io ti dico che io ho dato per esempio la maggior ora dopo la sconfitta. Il mercato inizia a diventare negativo per tutti, però prima Vabbè, della normale, sconfitta, così. è normale. E quando il mercato è finito, tutti quanti eravamo d'accordo, parlo il 90% delle persone, nel dire la Trentina ha Quindi fatto un mercato. ti chiedo come possiamo farci condizionare da una sconfitta per giudicare il mercato al contrario rispetto a come l'avessimo Alfredo, tu mi predetto? insegni, qui lo posso dire, tu mi insegni che il tifoso ragiona con la pancia, non con la testa. La Fiorentina Bene, vince a Genova 5-4-0 la prima giornata, olè, chapeau, si sboccia, si va forte le mani e si sboccia. Perde con l'Inter 4-0, Italiano è peggio di Iachini, Beltran è come Simeone, è tutta una sequela di robe. Quando noi abbiamo fatto qui la trasmissione dopo il mercato e quando io ho messo il sondaggio del mercato, l'85% ha giudicato questo mercato positivo, quindi gli ha dato 6 o 7 o 8. Solo un 15% gli ha dato 5. Se facessi oggi il sondaggio, il 70% darebbe 5. Magari torniamo in campionato, vinciamo una partita, il mercato. Il tifoso è giusto che ragioni così. Chi dà delle opinioni deve avere un ma tempo, una linea retta. vale il sondaggio che hai fatto a caldo dopo il mercato, è quello il sondaggio che vale quello, tutto il resto fa parte di un Fermo riempitivo. restando, Alfredo, che io, onestamente, pur dando, io ho dato 6,5 al mercato, per me il grande difetto è non aver preso il difensore Mancino, perché è una mancanza che tu hai, era una richiesta che c'era. E sugli esterni, io so che Berardi è un po' come la Tata Camilla, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia. Però quando io vedo Carson o vedo degli esterni forti pagati poco e la Fiorentina, escluso Nico, c'ha tantissimi esterni che devono decidere da grandi chi vogliono essere e cosa vogliono diventare. Perché se la Pensa tu. Fiorentina ha l'obiettivo, Alfredo, di arrivare fra le prime sei e l'obiettivo è quello. Ci sono due buchi come qualità, parlo, non a livello numerico, perché a livello numerico ci siamo. Come qualità, se vuoi arrivare fra le prime sei, capisci bene che io oggi non ce la metto la Fiorentina come rosa sopra Roma, Lazio, è perché sono le squadre che stanno davanti sostanzialmente. Ma guarda, sulla Roma non lo so. La Roma non lo so, non ci facciamo. Io ho dato 7 al mercato della Roma, anzi 7 più o meno ho dato lo stesso voto alla Fiorentina, ho dato lo stesso voto alla Lazio. Poi ti ripeto, i voti ormai non li danno più neanche a scuola, e quindi sui voti possiamo anche non trovarci d'accordo se dovessimo fare delle valutazioni prendendo un campione di persone che alla fine su 10 persone, 4 la pensano in un modo, 3 in un altro e 3 al contrario. Quindi sulla Roma non so, la Roma, cioè, noi dobbiamo scindere il mercato, le operazioni di mercato dal valore dell'allenatore. Dice, ma ce l'hai con Mourinho? No, più che altro giudico i 2 anni di Mourinho. Sei un tifoso d'italiano? Sì, perché comunque con i suoi errori che commettiamo tutti, giudico gli anni di italiano e mi sembrano gli anni in crescendo. Quindi il voto al mercato, è quello che mi sforzo sempre di dire, è un voto che prescinde poi da tutto il resto, dalla chimica, dalla strategia, dalla gestione, dall'allenatore, da quelli che già avevi. Stiamo giudicando il mercato. Quindi, se io devo giudicare il mercato della Roma, ti dico sì, Lukaku, un grande colpo, ma ci mancherebbe, come potrei dire il contrario? Ma è arrivato il 28 e il 29 di agosto. Quando ritroverà la condizione? Paredes è un grande colpo? Non lo so. Paredes lo voleva Mourinho? Non lo so. Paredes è arrivato perché ti è andato Renato Sanchez? Possibile, perché il PSG ti ha detto: vuoi Renato Sanchez? Prenditi anche Paredes. Renato Sanchez è un grande colpo? Sì, ma quanto gioca? Quindi io non sono convinto che la Fiorentina abbia un organico inferiore a quello della Roma. Però Secondo Alfredo, me posso dire su questo, non lo so, non lo so. la Roma schiera davanti Dybala Lukaku, noi no.
tutta la moglie d'oro. Quanto bisogna vedere quanto io auguro a Dybala di farne 35 e disegnare 15 gol. Quante partite giocherà Dybala? Questo fa la differenza. Quante partite ha Sì, ma giocato l'anno se scorso Dybala Dybala? non gioca c'è Pellegrini. A noi se non gioca Nico Gonzalez Posso. gioca Brennalo. Ti potrei andare in contraltare dicendo che in 2 anni non hai visto uno straccio di gioco da parte della Roma. No, guarda, Quindi, su quello, Alfredo. noi nel pacchetto Valtour non è che ti danno soltanto la funivia e non 2 giri sulla pista, no? Gli sci. Se ti danno la funivia e non ti danno gli sci, tu vai in funivia, poi arrivi sulla pista e non hai gli sci per sciare, fuori da questa metafora. Io considero tutto. No, Io no, considero. io ti dico, io penso che la Roma, allenata da un allenatore, sarebbe una squadra capace di poter aggredire seriamente Questo è per un un discorso passaporto. che condivido. Ti dico però che la Roma ha perso un grandissimo centrocampista e lo ha sostituito con dei nomi. Ha perso Matic e l'ha sostituito con Paredes, che è reduce da un anno alla Juve, inenarrabile, memorabile al contrario, e ha preso Renato Sanchez, che al primo allenamento ha fatto bene, alla prima partita si è fatto male. Quindi io poi a un allenatore che non ha dato un concetto di gioco, che a Roma viene visto come il padre eterno perché ha vinto una conference, e che fin quando a Roma sono d'accordo così, benissimo per loro, ma non voglio andare fuori tema. Tu hai ragione sull'esterno. Forse bisognava, cioè, chi ha preso Carlson, che ha fatto già vedere a 12-13 milioni, abbiamo parlato nei giorni scorsi, probabilmente, senza probabilmente, ha fatto un affare. Su Berardi abbiamo smesso di parlare, nel senso che Berardi era dentro, inutile che parliamo di Berardi, Berardi era dentro un ginepraio gestito dal Sassuolo, che ha gufato perché la Juve non si presentasse, che ha trovato una scusa simpatica quando ha capito che fosse scaduto il tempo di quest'anno. Alfredo, ci sei? Ok, Sì, ci sono, io sento sempre bene, sempre qui. vai. Non abbiamo avuto alcun tipo di problema. Che ci potesse essere una strada alternativa, ci sta il tuo discorso. La Lazio ha preso Isaksen e il Bologna ha preso Carlson. Però sono sincero, a me complessivamente la squadra piace per come è stata costruita e sono convinto che farà un buon campionato. Poi mi dici quarto, quinto, sesto, non lo so, credo che sia anche un po' prematuro tirare le somme, so soltanto che un surplus di energia ne speso con Rapid Vienna, mentale clamoroso, perché ti giocavi molto ad agosto, a fine agosto, e sicuramente l'hai pagato un po', i primi di settembre lo paghi, andate e ritorno, e il campionato della Fiorentina comincerà davvero dopo la sosta. Ti mancano i 2 punti su con Lecce. Se avessi fatto i 2 punti con Lecce, che comunque è una squadra di grande talento, e lo sta dimostrando, non a caso ha fatto 7 punti nelle prime 3 partite, però se torna al mercato forse capisco il difensore, capisco un po' meno l'esterno, ma è chiaro che questo discorso ci può portare anche a dire avremmo dovuto prendere un grande centrocampista da 18 milioni, tutto è migliorabile, anche il Milan avrebbe dovuto prendere un attaccante diverso da Jovic, però io credo che se I nostri appelli su Jovic, Alfredo, sono stati raccolti. i nostri appelli sono stati chiari, concreti, decisi, clamorosi, assurdi, pignoli, invadenti, di tutto. Potrei citare qualsiasi tipo di aggettivo, ma mi sembrava la storia più logica, semplicemente perché poi Ramadani, che ha un grande rapporto col Milan, l'abbiamo detto tante volte, all'ultimo giro di carte sarebbe andato lì e gliel'avrebbe proposto. Nel momento in cui il Milan ha perso tempo per Taremi, non per colpa del Milan, e credo che sia una soluzione migliore per tutti, sia la soluzione migliore per tutti, perché rinunci ai tuoi 2 anni di opzione, gli giri il cartellino, scarichi l'ingaggio e sei pronto per fare eventuali colpi dalla prossima sessione di mercato. Quello che ti chiedo ora, visto che oggi è un po' il giorno delle riflessioni, di retroscena, come mai Berardi resta sempre lì? Eppure la Lazio l'avrebbe potuto prendere, la Fiorentina piace da sempre ma non ha mai affondato, la Juve ci ha provato ma è andata fuori tempo massimo. Cioè, come mai Berardi, che voleva andare via, giusto?
rimane sempre lì alla fine dei conti. Perché centrato con l'ultima frase che ha detto, è stata l'unica estate in cui lui ha deciso di andare via. E come succede spesso, quando decidi tu, trovi una barriera. Per cui se avessero voluto prendere Berardi, l'avrebbero dovuto prendere tra il 18 giugno e il 7 luglio. Poi si è fatto tardi. Quest'anno aveva deciso. Quest'estate aveva deciso. Aveva deciso sul serio. Le altre estate aveva deciso qualcun altro per lui, ma lui non aveva deciso. Se noi collezioniamo, andiamo a contare tutte le volte in cui Berardi ha detto no, ma ha detto no alla Juve, all'Inter, al Milan, al Napoli, a tutti, c'era stata soltanto quella trattativa con la Fiorentina, per cui Berardi dal 15 agosto in poi abbiamo abbassato la sala cinesca, perché da quel momento in poi il Sassuolo ha cominciato a gufare. Dobbiamo anche ricordarci che noi a giugno avevamo dato Maximé Lopez in orbita Fiorentina, ti ricordi che avevamo Sì. valutato questa cosa un po' tanto, devo dire, a sorpresa, e poi alla fine ci sei tornato, e secondo me è un buon giocatore, è un buon centrocampista, è un centrocampista di qualità che ti Secondo me, potrebbe Alfredo, posso dire, qualità-prezzo è un grande colpo. Prenderlo a dare. 10 milioni, Sì. cioè, Maxim Lopez, ora ecco perché il tifoso della Fiorentina oggi purtroppo va preso. Cioè, Maxim Lopez lo scorso anno tutti l'avevano chiesto al posto di Torreira. È Abbiamo vero. puntato su Amrabat e la gente si è lamentata perché abbiamo cambiato modo di giocare. Perché va via Torreira e prendi Amrabat e non prendi uno come Maxim Lopez, uno simile? Quest'anno che la Fiorentina fa la scelta che lo scorso anno tutti hanno sperato e auspicato, critiche. Ecco Ma perché in questo critica in che momento il senso? tifoso. Critica dopo Critiche. Milano. Allora, in questo momento qui il tifoso della Fiorentina si aspettava un colpo dietro, si aspettava qualcosina davanti, è arrivato Maxim Lopez. La partita a Milano l'abbiamo persa. C'è un senso di negatività che in questo momento io ti svelo un segreto, e tanto segreto non è che ti fa capire i tifosi della Fiorentina come sono. Stamattina c'è chi si è lamentato che sono andati via Sabiri e Cocorin, che erano a Firenze in vacanza. Me ne sono accorto, me ne sono accorto, me ne Capisci sono come va? accorto, me ne sono accorto, ma queste cose qui non le possiamo commentare, cioè No, no, però ecco. nel senso che queste cose le dobbiamo memorizzare e le dobbiamo lasciare a chi vive di queste situazioni, perché lamentarti dell'uscita di Cocorin è come se io mi lamentassi perché domani c'è un po' di fresco dopo 3 mesi di caldo, sarei un po' insensato, quindi voglio dire, non... Le memorizzo, ma non le posso commentare perché secondo me non hanno un senso. Cioè, Sabir doveva stare a Piazza della Signoria così, ottobre, novembre, dicembre. È scandaloso che sia andato. Dobbiamo prendere uno svincolato per sostituirlo. Cioè, mi rendo conto che queste cose facciano parte degli eccessi di chi vuole commentare soltanto per criticare. Io gli lascio sicuramente la libertà di commentare criticando, ma non sono d'accordo. No, chiaro, chiaro. Secondo te, quale proprio in generale, qual è la squadra che si è rafforzata di più in questo mercato? Ma io vedo un Inter molto forte, senza grande cassa, e non abbiamo visto ancora Pavard, non abbiamo visto titolare Frattesi, abbiamo visto un grande Thuram, ha preso il portiere giusto, che non sarà bravo con i piedi come Onana, ma è un buon portiere. Mi piace molto il Milan, ma soprattutto mi piace perché adesso forse è presto e dopo la sosta vediamo, ma c'è una chimica che hanno trovato rapidamente in una squadra che è stata abbastanza rivoluzionata, se non negli 11, di sicuro nelle alternative. Mi piace la Lazio al netto delle prime due sconfitte, della Roma abbiamo detto, qualche punto di domanda sul Napoli, perché per me tra Spalletti e Garcia c'è una bella differenza a favore di Spalletti, devo dire bella, bella, bella ampia. B, perché non hanno sostituito Kim, con tutto il rispetto per Nathan, che infatti non sta giocando. E C, perché vedo delle cose un po' strane come le ho viste domenica, però io penso che le milanesi abbiano fatto delle cose molto importanti. E che quando l'Inter prende Sommer, Pavard, Bissek, poi non mi sono dimenticato di Cuadrado da una parte e poi vai a prendere anche dall'altra Augusto, che sono due grandi esterni alternativi a quelli che hai titolari di Marco e Dumfries, cioè sono delle robe importanti. Hai chiuso anche con Klassen, hai messo Frattesi, hai preso Arnautovic, il titolare è Thuram,
Hai confermato Lautaro e la quarta punta è Sanchez. Cioè, oggi se dovessi dire 5% in più per lo scudetto lo darei sempre all'Inter. Sì. Anche Poi se dobbiamo la dire una cosa, visto che noi parliamo Vai. sempre di soldi, di trattative, vogliamo l'esterno, la Fiorentina deve spendere 25, 37, 59, deve prendere Berardi, deve andare su Zaniolo, deve fare il difensore mancino, anche se costa 20 milioni, dobbiamo anche renderci conto che c'è stata una società che si chiama Juventus, non batte la pesca, che ha fatto zero operazioni tranne UEA. E perché le ha fatte? Zero. Perché ha trovato dei conti assurdi, degli ingaggi assurdi di gente che non giocava e si è dovuto fermare. Oggi il calcio è cambiato. Oggi il calcio è fatto anche quando Commisso dice vuoi un altro colpo? Ok, ma li metti tu i soldi? Perché noi dobbiamo valutare anche queste cose. Oggi, se non Su hai questo, Iara. Alfredo, non voglio discutere gli ultimi tre No, no, ma, io la, minuti. ma tu puoi pensarlo come vuoi, cioè io La la penso Fiorentina, questo. Alfredo, questo è un dato, è il decimo mercato chiuso in attivo di bilancio. Perché comunque sono stati bravi a fare tutto il resto, ma non è No, io questo semplice. però c'è un buco Ma dietro, dai, Alfredo, un difensore centrale andava preso. tutto quello che vuoi, ma tutto quello che vuoi sul difensore centrale, magari puoi anche trovare uno che ti dice che andava preso, che la Fiorentina dovesse prendere un attaccante più forte di Beltran. Io lascio la No, Lita per io per me in pensare. centravanti io sono d'accordo, cioè per i due centravanti forti. Ma io mi aspetto qualsiasi tipo di giudizio perché c'è il Bastian Contrario di turno. A prescindere, c'è quello che deve criticare perché vuole criticare. Io non è che sotto questo punto di vista mi scandalizzo, non mi scandalizzo. Ti dico soltanto che chiudere in bilancio in attivo per la sessione numero XY, come dici tu, è un pregio, è una qualità, perché la Juve non ha ceduto McKennie che adesso fa il titolare. Ha dovuto dare Arthur a quelle condizioni. Hai visto come ha funzionato? Non ha potuto prendere un attaccante, non ha sostituito Di Maria. Ha avuto il problema Bonucci, ha dei costi gestionali dal mio punto di vista assurdi e quindi il mercato non l'hanno fatto. Io l'unico grandissimo difetto che do al mercato della Fiorentina è che hai venduto Igor a 20 e hai preso Mina a 0 e Mina ad oggi non ha mai giocato perché è in condizioni molto Ma no, discutibili per. non ha giocato Mina, non ha giocato Nathan, non ha giocato quelli che avrebbero dovuto giocare. Io non posso al 5 di settembre dire insomma, mi segui, io No, capisco io quanto è guarda, su Mina difficile. tu lo sai, io, vabbè, abbiamo parlato, la Fiorentina voleva un centrale mancino, perché se no Sutalo sarebbe stato il primo obiettivo, mentre l'ha messo al secondo e al terzo posto, perché volevano prendere qualcuno che poi non si è riusciti. Questo per me è il difetto della Fiorentina, che non cancella che Maxim Lopez è un ottimo colpo, che Parisi è un ottimo colpo, che Beltrán è un ottimo colpo, che Nzola è un ottimo colpo, questo non cancella che Infantino hai preso un giovane forte, 20 anni di prospettiva. Questo non cancella, ecco perché per me la Fiorentina è più forte. Sì, ha fatto il salto di qualità? No, ma siamo più forti. Ecco perché per me il sì e mezzo al mercato. Il mercato della Fiorentina è più che sufficiente. La Fiorentina è più forte dello scorso anno. Io La dei due Fiorentina ha mezzuoli in venduto più. Amrabat e ha preso Arthur e Maxim Lopez. Sono due ottimi calciatori, Arthur e Maxim Lopez. Io ho Quindi. dato mezzo voto abbondante in più, quindi più o meno siamo sulla stessa Sì, lunghezza non d'onda, cambia perché guardi nulla, il non mezzo cambia nulla. voto, ho dato 7 più, cambia poco, però nel mercato non puoi fare sempre quello che pensi di poter fare. La vicenda Amrabat un po' ti ha condizionato. Io capisco quando dici se prendi 17 più 3 per Igor, tu vuoi un difensore da 15 milioni, ma ci sono delle tempistiche che tu devi seguire. Perché ci sono dei momenti in cui il difensore lo puoi fare, ci sono dei momenti in cui hai i soldi e non lo puoi fare perché tutti i difensori sono andati via. Chiaro. No, ma su questo non. Poi, Vai via. Alfredo, permettimi che questo non l'abbiamo detto, che quando si valuta il mercato della Fiorentina si valutano acquisti e cessioni. E come la Fiorentina ha venduto Cabral, Igor e Amrabat, nel giudizio del mercato questo non puoi non dirlo, perché avendo venduto 20 Igor, Permetto. 25 Cabral, 35 complessivi Amrabat, sono tre operazioni, senza dimenticare terzi a 7 milioni. Quando giudichi il mercato di una società, non puoi non parlare delle cessioni. E la Ma Fiorentina quest'anno ha ceduto in maniera eccellente. io penso che Amrabat e Cabral siano due prodezze. Amrabat perché comunque non avendo un contratto lunghissimo
Se tu Manchester United, tu sei il filo diretto che ha avuto con gli inglesi per 3 mesi, che ho ringraziato tutti, se spendi 10 milioni per il prestito significa che lo riscatti. E lo riscatti quando avrai la possibilità economica per poterlo riscattare. Non ho mai visto uno spendere 10 milioni e poi non riscattare. Ed è stata una grande operazione. Sono d'accordo anche su Cabral. E se è un tesoretto che sicuramente te lo porti per dicembre, per fine novembre, il 10 dicembre, quando farei delle valutazioni su gennaio. Adesso credo, Flavio, che debba parlare il campo, perché se domani uscisse uno della primavera ci Sì. sarebbe sempre qualcuno in grado di dire è uno scandalo perché andava sostituito. Ormai il mercato è finito, quello che dovevi fare l'hai fatto, secondo me l'hai fatto abbastanza bene, hai ceduto in modo che l'hai fatto bene, perché se io do 7 più per me l'hai fatto molto bene. Poi ogni squadra, il Napoli, se tornassi indietro prenderebbe un difensore forse diverso da Nathan. Poi però arriva Garcia che ti fa giocare Lobotka in un modo diverso, Anguissa in un modo diverso, e quindi chiudo come sono partito, cerchiamo di dare le valutazioni al mercato perché poi saranno gli allenatori che dovranno fare la differenza. Io ti sento, eh. Mi senti? Alfredo, mi sono bloccato. No, eri tu, non io. Io ti sentivo. Eccomi, Alfredo. Io Mi ero ti bloccato sentivo, io, mi ero bloccato io. non Mi ero riuscivo a bloccato capire, io. io ti sentivo. Alfredo, sono lì. Non ti sento più, Flavio. Ecco, ora ti Allora, sento. che va un po' a scatti. Ecco, Ora ti sento. Almeno ti vorrei salutare per bene, non adesso ci frizzarlo. sono. Ti vorrei salutare per Esattamente, bene e non esattamente. Ora frizzarlo, ci salutiamo per eh. bene. Ma dove sei adesso, scusa? Se no, no, ora ci salutiamo per bene. Non ho capito. A casa, a Dove Firenze, ti... sono a Firenze. Può capitare uno sbalzo, lo sbalzo anche a Firenze. Sicuro che Comunque, può nulla, no, capitare. adesso ci sono. Ti volevo ringraziare, abbiamo passato un'estate meravigliosa, è stata un'estate Sono d'accordo. bellissima, abbiamo seguito tutte le operazioni da vicino, non abbiamo fatto 6.000 nomi, abbiamo fatto i nomi giusti, poi il mercato è fatto anche di una Fiorentina che per esempio su Baldanzi decide di non andare avanti, ma non è un nome inventato. Ci siamo divertiti da morire, con tantissimi sketch, battute. La nostra community ha aspettato in migliaia e migliaia e migliaia, aspettavo il nostro appuntamento. Parliamo di 10, 20, 15 mila persone che ogni volta stavano qui a seguire i nostri appuntamenti. Quindi è stata un'estate meravigliosa. Ci vediamo a gennaio, perché ci vediamo a gennaio. A nome di tutta la community, ti ringrazio, non ti ringrazio come. Non, il ringraziamento non è ad Alfredo Petullà, giornalista, ma il ringraziamento è ad Alfredo Petullà, uomo che si è divertito con noi, ha dato notizie. Questo mercato siamo stati bravi, siamo stati fortunati, date il giudizio che volete, ma siamo stati sul pezzo, abbiamo annunciato tanti nomi, tante notizie, sbagliando pochissimo. Quindi grazie, grazie, grazie Alfredo. Io volevo soltanto aggiungere che se prima eravamo una coppia di fatto con la community di Fiorentina, adesso di più. Se l'anno scorso da 1 a 10 mi sono divertito 10, quest'anno ho sentito un senso di appartenenza perché raccolgo i messaggi, l'affetto, anche le critiche che mi fanno piacere uguale, ma in quantità industriale straordinaria. Per cui ti ripeto, da 1 a 10, 10 l'anno scorso, da 1 a 10, 12 quest'anno, perché significa che abbiamo trovato la chimica, non soltanto per la serietà delle notizie, che credo che sia la cosa più importante, la serietà delle notizie credo che sia l'ABC per chi fa questo mestiere, cioè quante volte abbiamo respinto al mittente delle cose che ci chiedevano di commentare, ma mi piace molto l'ironia dissacrante del tifoso Viola quando si incazza, mi fa impazzire. Nel senso che hanno delle caratteristiche che non hanno in tutta Italia,
per cui hanno apprezzato, sono contento, si sono arrabbiati in senso costruttivo, abbiamo fatto 3 mesi pieni, ci vediamo a gennaio, vediamo se succede qualcosa prima e quindi sono io che ringrazio te e il tuo grande popolo che ci ha seguito con affetto e soprattutto con una fedeltà che mi Allora, Pedro, colpisce. vedi, se qualcuno dice, se passi da Reggio Emilia a Pizza Gatti, da me, Sì, no, qualcuno, ma Pedro. mi hanno invitato in tanti anche a Firenze, ma in tanti, Alfredo, ma. c'è Luca, credo, Marasco. Lui, io me lo ricordo, che salutiamo, vedi, anche umile e bravo. Quando tu hai smentito la voce di Livakovic, lui ha detto, ci giochiamo una cena che secondo me arriva. E te, ma te... Lui ha scritto: Alfredo, ti devo una cena per Livakovic. Io combattevo con lui e con i turchi. Perché i turchi mi dicevano in un modo difficilmente interpretabile, dovevo andare a tradurre, ci hai promesso Livakovic, ricordati che la promessa va mantenuta, ed era trascorso luglio, 7 luglio, 12 luglio, 15 luglio, Livakovic era accostato a chiunque, su Livakovic alla Fiorentina, così come, posso dirla adesso, non Sì. abbiamo mai detto una parola su Brands. Io sono contento, devo dirti anche, siamo orgogliosi di non aver detto una parola su Branks quando ci dicevano lo danno in chiusura e voi non dite niente. Come mai? Il 5 settembre possiamo dire come mai? Perché per noi non è una trattativa chiusa. Quindi noi, nei nostri difetti, con i nostri difetti, con i nostri errori, seguiremo sempre la nostra linea. Alfredo, grazie, grazie, grazie. Non è Io, grazie a te una di cuore. risposta, è un Volentieri, arrivederci. grazie. Ciao Grazie a te di Alfredo. cuore e un bacione a tutti. Ciao Flavio, bocca al lupo, Ciao buon Alfredo. campionato, vi raccomando. Ciao Flavio, Ciao grazie. Alfredo. Ciao. Allora.